strano. Blocca sterzo, blocca disco, catene. Bastano queste accortezze per salvare dal furto moto e motorini? A quanto pare no. Ecco cosa è successo ad Antonio. Un mese fa ho parcheggiato la moto qui di sera e la mattina dopo, quando sono tornato per riprenderla, non l'ho più trovata. Avendo un allarme satellitare ho provato a collegarmi, ma ho visto che il segnale era sparito. Ho chiamato i carabinieri e loro mi hanno detto che probabilmente era stato portato via su un furgone schermato. Ma come agiscono i ladri? Individuano la moto da rubare, in poco tempo disattivano i blocchi e poi caricano la moto su un furgone schermato. Ma come si scherma un furgone? La tecnica solitamente più utilizzata prevede l'impiego di lamine di piombo che vengono interposte tra la carrozzeria e l'interno dell'abitacolo. Quello che avviene è l'impossibilità da parte dei segnali di radiofrequenza di passare dall'interno all'esterno e viceversa. Pertanto un ciclomotore o un motociclo che si trovi all'interno di un furgone schermato non è più in grado di comunicare col mondo esterno. Gli antifurti in questo caso possono aiutarci? Non abbiamo dispositivo che tenga a questo discorso. Legare la moto al palo è il metodo migliore che esiste ancora per il momento.